Il primo argomento di cui voglio parlarvi è l'impugnatura del diritto. La mia impugnatura è un po' particolare, tanto che all'inizio della carriera erano in molti a consigliarmi di passare a un'impugnatura più tradizionale. Rispetto alla Continental, la mia è molto più chiusa, in modo da imprimere alla palla maggior effetto. Di certo, un'impugnatura tutta personale. Per impostare il colpo, porto il piede sinistro davanti al destro e giro intorno alla palla, ruotando nel frattempo le spalle. La testa della racchetta scende al di sotto del polso per consentire un effetto liftato. Il piatto corde è leggermente orientato verso terra. Anche la chiusura del colpo è particolare. Quando il gesto termina, la mano destra e la racchetta si trovano chiaramente al di sopra della spalla sinistra. È importantissimo colpire la palla ben davanti al corpo, fissandola attentamente con lo sguardo, in modo da valutare con la massima precisione la sua posizione. La chiusura del colpo, lo ripeto, è ben oltre la spalla sinistra. Ancora due o tre precisazioni. Notate come durante la rotazione delle spalle Borg accompagni la racchetta verso l'alto con la mano sinistra e come sollevi contemporaneamente il gomito destro. Notate anche la posizione dei piedi, molto divaricati e paralleli alla traiettoria della palla. Ricordate infine di non strappare mai il colpo, ma di accompagnarlo il più possibile fino alla chiusura. No.